Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui ritornati per il nostro angolo, possiamo dire tutto al femminile, ma non solo, perché si tratta esclusivamente di gossip, del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, insomma di tutto quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo pronte a inciuciare e questo pomeriggio con me come sempre anche Elvira Vigliano. Ciao Elvira! Ciao Ale! Buonasera, no, a tutti. Non vedevi l'ora, di la verità. Fremevo da stamattina. Ci siamo divertite tantissimo ieri pomeriggio e riproporremo anche questo pomeriggio tutto il gossip del momento. Quindi abbiamo avuto difficoltà perché sono tantissime le tematiche. È difficile scegliere. È vero. Perché effettivamente ne succedono di ogni giorno, quindi... È vero, ci sono un sacco di argomenti, però continuiamo con il fil rouge del divertimento ed anche dell'amore, poiché iniziamo proprio da un'altra coppia che a me personalmente piace tantissimo, è quella di Fedez e Chiara Ferragni, che ormai sono una compagnia nella nostra quotidianità sui social, ovviamente anche con il loro piccolo Leo, ma davvero con chiunque graviti nel loro mondo e nel loro spazio, sono investiti dalla loro aura di social, possiamo dire. È vero, anche perché abbiamo seguito ogni passo della loro vita come se fossimo amici, diciamo così, quindi è come se fossero nel nostro cuore, dalla nascita del piccolo Leo fino alla prossima bambina, che insomma la nascita è vicina. È vero, la nascita è vicina, anche ieri abbiamo parlato della gravidanza di Belen, quindi parliamo anche di gravidanza anche oggi, e Chiara Ferragni ormai con un pancino, perché non me la sento di chiamarlo pancione, perché sempre nonostante sia entrata nell'ottavo e più mese di gravidanza, quindi veramente agli sgoccioli, però è sempre, allora, frontale non si percepisce. Di profilo si intravede qualcosa. La pancia, la pancina è aumentata. Davvero è sempre bellissima e soprattutto sono una coppia proprio genuina, perciò piace tanto. È vero, a prima vista sembrano uno l'opposto dell'altra, anche perché Chiara bionda, occhi azzurri, alta, invece Fedez è il ragazzo di quartiere, diciamo così. Vero. Però insieme fanno sognare, bisogna dirlo. Ci si affeziona ad alcune icone del mondo dello spettacolo e loro sono una di queste. Pensa che c'è una mia amica, Angela, che parla di loro come se fossero suoi amici. Hai sentito Chiara, hai saputo di Fedez, quindi sono nelle nostre vite. Sì, è vero, è stesso fenomeno anche per il piccolo Leo, perché è diventato già un vero e proprio fenomeno social, possiamo dire, e prima di tutto ha un carattere fantastico, perché nonostante sia piccolissimo, però come prende in giro lo stesso padre, veramente nessuno mai, quindi viene spesso immortalato. Ad esempio ieri Fedez stava provando a schiacciare un pisolino e lui niente, lo ha svegliato perché si era addormentato sul suo cuscino, esatto. Quindi lo ha svegliato ovviamente con modi non fantastici, ma è stato veramente stupendo. Ma anche ad esempio i video sulla fisarmonica, no papà? Questo è diventato virale. Bellissimo. In poco tempo, perché è un bambino dolcissimo, già guardandolo negli occhi si capisce tutto, anche se effettivamente si parlava delle somiglianze, quali fosse quella più vicina alla mamma o al papà. Tu cosa ci vedi? Somiglianza, allora, verso i il colori papà? Sono quelli di Chiara, perché ovviamente biondo, occhi azzurri, però io la somiglianza con Federico la vedo, cioè vedo proprio una spiccata somiglianza. Anche la simpatia che lo contraddistingue, questo dobbiamo dire. Assolutamente, infatti devo dire che prima di questa liaison forse un po' avevo sottovalutato il personaggio, forse anche entrambi, poiché Chiara Ferragni, sai, la tipica influencer, quindi magari poteva sembrare un po' più snobbettina, con la puzza sotto al naso, Fedez un po' più anticonformista, meno alla mano, invece poi proprio regalandoci la loro vita quotidiana sui social abbiamo capito che si trattasse veramente di persone normalissime, ritornando al discorso di ieri poi delle persone dello spettacolo comuni. È vero, ma anche bisogna comunque dire che Chiara si definisce un influencer che si è creata da sola. Vero. Quindi questo le fa onore, perché ha creato un impero.
E forse è stata lei la apripista, insomma, di questa poi corrente successiva a cui poi si sono aggiunti altri personaggi. Però devo dire la verità che questi opposti che si attraggono diventano sempre più frequenti nel mondo dello spettacolo. Ieri parlavamo, insomma, di Diletta Leotta e Gian Diaman e oggi invece parliamo di... Continua a sorridere con Gian, anche nonostante siano passate 24 ore, ma niente. Però effettivamente, devo dire la verità, non vedo un futuro roseo per entrambi, un amore che comunque continua nonostante tutto. E poi si divertono tantissimo insieme, quindi fanno sognare veramente tutti. Quello è il segreto, secondo me, divertirsi veramente anche nella semplicità, perché fanno delle cose poi bellissime, veramente il karaoke insieme, cioè proprio... Anche perché effettivamente in un fantastici. momento del genere, ad esempio l'amico fraterno di Fedez, J-Ax, insomma, anche lui ha sofferto molto della pandemia e nello specifico, insomma, sia i Ferragnez non hanno mostrato la loro ricchezza, anzi si sono mostrati vicini a tutti, facendo anche delle donazioni importanti. Quindi, devo dire la verità, sono una coppia iconica nel mondo dello spettacolo e degli influencer, insomma. È vero, loro sul sociale, soprattutto in quest'ultimo anno, sono stati molto attenti e poi è ciò che ovviamente fa piacere, perché donare per chi ne ha la possibilità, per chi ne ha tanta possibilità in questo momento, soprattutto alle persone, ai settori maggiormente in difficoltà, è veramente bellissimo. Ricordiamo, non solo hanno aiutato la creazione di tantissimi settori di ospedali Covid nel milanese, non solo che erano particolarmente in difficoltà nel primo lockdown, veramente con gli ospedali al collasso, senza più posti, loro hanno creato un reparto intero, veramente aiutando la sopravvivenza di tantissimi persone. E non ultima poi, tra le varie iniziative di Fedez, anche il sostegno agli operatori del settore dello spettacolo, che ricordiamo, con teatri, cinema chiusi, anche loro stanno affrontando un momento molto difficile, i musicisti che hanno visto annullati tutti i concerti, chissà fino a quando, anche io nel cassetto ho ancora 3 biglietti di 3 concerti che non so quando riuscirò a recuperare, quindi chissà. Spero presto, ovviamente, ma credo non prima del prossimo anno, quindi credo se tutto anche dovesse io andar bene. Quindi davvero loro si sono impegnati tantissimo e lo stanno ancora facendo per il sociale, per tantissime iniziative. Si sono però anche resi protagonisti di alcuni scandali, se così vogliamo dire, come il caso del supermercato, se ricordi, che avevano fittato questo supermercato per la festa appunto di Federico. Con le leggerezze, diciamo così. Sì, però effettivamente anche in quel caso c'era un retroscena, sì, ovvero sì, un progetto benefico c'era di sottofondo. Esatto. Però, insomma, tu cosa pensi del fatto di poter mostrare così tanto che si faccia beneficenza? Credi che sia una cosa positiva o bisogna tenerselo per sé? Sì, allora bisogna tenerselo per sé assolutamente, poiché potrebbe diventare anche una sorta di pubblicità, però non credo sia il loro caso. Nel senso, vedo che loro molti post, molte storie, molti video li pubblicizzano anche per lanciare un messaggio, quindi magari anche per invogliare gli altri a farlo, anche perché solitamente loro lo pubblicizzano sempre dopo, non prima. Quindi secondo me è questo che fa la differenza. Poi ovviamente senza fare i conti in tasca a nessuno, ma loro hanno veramente una grande possibilità di aiutare. Quindi ben venga la pubblicità se poi ci sia effettivamente un aiuto concreto. Assolutamente. Molto spesso ho visto delle critiche ingenerose che sono arrivate a loro, si sono anche prestati come testimonia nella campagna del mettere le mascherine per i più giovani, perché ovviamente il giovane, è inutile nasconderci dietro un dito, il giovane vede le storie di Fedez e di Chiara Ferragni. È vero. Quindi spesso sono anche interessanti, sia appunto per lanciare un messaggio, ma anche per quel momento, come dicevamo anche ieri, di leggerezza, di spensieratezza, che sui social ci sta sempre bene. Loro hanno ricevuto anche molte critiche per aver mostrato molto Leo sui social, quindi insomma sono una coppia che viene presa di mira da tutti i punti di vista, però devo dire la verità, non si scompongono minimamente, sono sicuri di quello che fanno e lo fanno non pensando alle conseguenze, sì, ma si vede la genuinità in cui
fanno determinate cose. Quindi, devo dire la verità, sono una coppia pura, se così vogliamo dire. È vero, e speriamo sia sempre così. Dicevamo poi Chiara Ferragni incinta di una femminuccia, quindi ci sarà una sorellina per Leo, bellissima. Video nei quali Leo sventola l'ecografia con la sorellina, anche lì si è creato un piccolo caso perché Chiara Ferragni sosteneva che la bambina nell'ecografia sorridesse, sì. Quindi anche lì c'è stato un siparietto molto divertente. C'è già il totonome, anche perché sì. Ovviamente dopo Leone non ci si aspetta un nome banale, quindi si pensa ad un nome particolare per la piccola. Sì, devo dire la verità che questa moda di diciamo, utilizzare dei nomi particolari è accattivante come moda, però non so, probabilmente si dovrebbe tenere un po' il pubblico sulle spine da questo punto di vista, infatti è aumentata di molto l'interesse. E per quanto riguarda invece il legame che già si sta instaurando col piccolo Leo, devo dire la verità che ci sono delle scene che toccano il cuore, il toccare il pancino, guardare la mamma con un amore viscerale, bisogna dirlo, effettivamente sono meravigliosi. Non c'è null'altro da dire. È vero, proprio sul totonome c'erano un po' di indiscrezioni nei giorni scorsi, perché alcuni fan che seguono ormai tutti i giorni, in particolar modo Chiara Ferragni, hanno sostenuto che in realtà in alcuni suoi post sul suo profilo Instagram erano celati degli indizi, in particolar modo nell'ultimo, nel quale lei faceva proprio riferimento al nome della piccola e molti hanno individuato un suo tatuaggio, Luce, come possibile nome papabile. Che ne pensi? Potrebbe essere un bel nome, poi devo dire la verità. Effettivamente è un bel nome e poi potrebbe avere diversi significati, sia perché insomma richiama anche il nome di Leo, perché l'iniziale è la medesima, o anche per rappresentare, diciamo, questa nuova apertura, perché Leone è stato il primo figlio, però la piccolina insomma avrà anch'essa un impero da gestire quando poi saranno grandi, e probabilmente questo nome ispira poi anche quello che sarà, diciamo, il carattere di questa bambina. È vero, e credo poi che sia bellissima, perché vedendo anche Leo sicuramente sarà bellissima. Sicuramente. Bisogna dirlo, la bellezza lì si è proprio fermata. È vero, è vero. Sono bellissimi. Noi voliamo subito con il nostro secondo argomento, seconda puntata, e potevamo mai esimerci dal non parlare del Grande Fratello, però in maniera sempre abbastanza sobria, perché manteniamo sempre il nostro rigore giornalistico. Quindi non parliamo bensì ancora degli inciuci riguardanti e del gossip riguardante il Grande Fratello, che ormai è diventato quasi un uomini e donne bis, perché si va là per cercare l'anima gemella, non si capisce più niente, incroci, protagonisti che cambiano nome, è un amore, caos. Litigi, ritorni di fiamma, figli nascosti, insomma. Sì, sì, ce n'è proprio per tutti i gusti, però vogliamo parlare di un argomento anche abbastanza serio che ha riguardato Alda Deusanio, che ahimè è durata al GF soltanto 8 giorni. 8 giorni, e devo dire la verità che si è distinta in una maniera ineccepibile, però ha lasciato un segno, bisogna dirlo. Esatto, e poi forse è proprio quello lo scopo di chi partecipa a questi reality, in un modo o nell'altro, farsi notare. E la nostra cara Alda ovviamente si è beccato un bel po' di querele, continua a collezionarle anche, ho letto in questi giorni, che prosegue anche dopo la sua uscita, oltre ovviamente che l'eliminazione dalla casa più famosa d'Italia, poiché ne ha avute da dire parecchie, sia l'indirizzo di Maria De Filippi, e dobbiamo fare poi prima o poi una puntata solo su Queen Mary e su Maria De Filippi. Assolutamente solo su di lei. Perché... solo su Maria De Filippi, quindi già ve lo spoileriamo. Poi ne ha dette anche alcune ovviamente non bellissime su Anna Oxa, e poi, ciliegina sulla torta, ha parlato in maniera ovviamente assolutamente evitabile di un amore, presunto amore violento, tra Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta. Sì. Parlando ovviamente in maniera molto esplicita e non concreta,
anche di eventuali violenze domestiche subite dalla stessa Laura Pausini. Ovviamente la stessa Pausini ha smentito il tutto insieme al suo compagno, ha pubblicato nei giorni successivi anche delle foto in occasione del compleanno della figlia, quindi delle foto in famiglia e querele come se non finisse, querele, però è stato un bruttissimo episodio. Sì, è stato un bruttissimo episodio anche perché effettivamente raccontare situazioni familiari private, non personali, insomma è un'arma a doppio taglio e bisognerebbe evitarlo, soprattutto all'interno di una casa come quella del Grande Fratello, perché si è spiati 24 ore su 24 ed è vero, purtroppo, e quindi ogni parola, ogni sospiro viene registrato e poi trasmesso a tutta Italia. Quindi devo dire la verità che non me lo sarei mai aspettato dalla signora De Usanio, perché ho seguito insomma le sue vicende anche private e poco tempo fa si era resa insomma protagonista di un incidente molto grave e aveva cambiato anche il suo modo di vedere la vita, di viverla. Poi insomma c'è stato questo shock all'interno della casa del Grande Fratello in cui lei è totalmente cambiata e devo dire la verità che sparare giudizi non è poi una cosa positiva, bisogna stare molto molto attenti. Eh sì, anche perché molto spesso proprio nella casa del Grande Fratello sembra che dimentichino l'utilizzo H24 delle telecamere, almeno facciano finta, non so, perché a volte il dubbio mi viene che siano tutte strategie, però in questo caso si è toccato veramente un argomento molto troppo delicato, a prescindere se sia reale, non sia reale, veramente è troppo troppo delicato, quindi è stato indelicato, scusatemi il gioco di parole, parlarne in quella sede e in quel modo. Infatti Samantha De Grenè, con la quale poi in quel momento stava parlando, quasi sbigottita ha reagito a quella frase e poi ovviamente dalla regia hanno subito staccato il video. Sì. Per non portare avanti questa conversazione in diretta. Sì, ma anche nei giorni precedenti, insomma, mi è capitato di vedere che aveva fatto delle affermazioni razziste, insomma, che erano state poi diventate virali. Quindi già lì era in odore di squalifica, infatti molti l'avevano detto. Sì, però poi è rimasta nella casa e bisogna dire che anche questo elemento ha causato molte situazioni ambigue, perché poi altri concorrenti che erano stati squalificati, chi per più cose, chi per meno cose, insomma, hanno cercato di dire la loro e quindi di sollecitare questa squalifica, che poi è arrivata in una situazione abbastanza delicata, come hai detto tu. Quindi... Eh sì, infatti ti volevo chiedere anche un'altra cosa sul Grande Fratello, Grande Fratello che ormai è infinito. Cioè, sì. Sappiamo quando è iniziato, non sappiamo quando finirà, dicono a breve, ma ormai non è sicuro, anche perché il conduttore Alfonso Signorini nel periodo di Natale aveva comunicato ai residenti della casa più spiata d'Italia che il soggiorno sarebbe dovuto continuare così, senza scadenza, quindi praticamente stanno lì già da 5 mesi, se non erro, e non so in che condizioni psicologiche. Diciamo che non è molto semplice, insomma, no. Anche perché sono totalmente fuori dal mondo, non hanno vissuto nulla di quello che abbiamo passato noi, passatemi il termine, e insomma la situazione è critica anche perché a livello psicologico non reggono, molti di loro stanno crollando e non riescono anche ad andare avanti, molti di loro vedo che addirittura preferiscono stare a letto piuttosto che stare in compagnia con gli altri concorrenti. Non so, tu cosa pensi? È facile per te vedere ogni giorno sempre le stesse persone, stare sempre tra le stesse mura? Mamma mia, no, non mi piacerebbe assolutamente il fatto di non poter uscire, quindi proprio l'idea della costrizione e soprattutto l'idea di dover fare per forza amicizia con delle persone in realtà imposte. Quindi non è scontato poi andare d'accordo con tutti, però ovviamente devi crearti una rete di amicizie e di persone fidate, altrimenti davvero si impazzisce. Però 5 mesi credo assolutamente no, anche perché perdi il Natale con la famiglia, perdi tante cose, per chi ha dei figli, perché molte protagoniste e anche protagonisti hanno lasciato a casa dei figli. Infatti non mi è piaciuta assolutamente la parte sempre verso il periodo natale,
natalizio nella quale Elisabetta Gregoraci quasi implorava Alfonso Signorini di farla andare via dalla casa del Grande Fratello perché voleva passare il Natale con il figlio, e lui invece quasi a costringerla a restare lì, poiché era un'occasione d'oro, poiché l'Italia stava vivendo un momento molto molto difficile, e quindi loro dovevano essere quasi privilegiati ad essere lì, ma fino a un certo punto. E anche questo episodio, insomma, è stato oggetto di critiche, sì, perché Alfonso Signorini si è mostrato proprio nei confronti della Gregoraci pressante. Troppo. Invece nei confronti degli altri concorrenti è rimasto neutrale, quindi anche su questo si crede che ci siano, insomma, legami nascosti a livello professionale, certo, intendo, e che probabilmente ci siano delle parole non dette. Ad ogni modo, insomma, trascorrere troppo tempo tra le stesse mura fa impazzire, quindi da una parte apprezzo il modo di vivere la quotidianità, anche perché hanno tutti gli strumenti a disposizione, insomma. Sì, sì. Si trovano all'interno di una casa, non devono pensare a nulla se non a strategie di gioco, quindi la vita in questo senso per loro è molto più semplice. Però sta di fatto che il momento che abbiamo vissuto, così come la famiglia, sono elementi che sono essenziali. Perdere anche un Natale con la propria famiglia poi potrebbe essere oggetto di, non so, rimorsi, rimpianti nel futuro. Sì, infatti mi rendo conto anche che io, di un bambino, dire e ripensare poi a quel Natale passato senza la propria mamma perché era al Grande Fratello, magari può risultare un po' strano, anche se sono ovviamente bambini, come dicevamo prima, cresciuti ovviamente nello show business, quindi tante dinamiche ce le hanno insite, quindi magari per loro è più semplice comprendere queste cose. Sì, questo è vero, anche perché loro vengono indirizzati fin da bambini, non da neonati, diciamo, certo, non vedono la mamma o il papà per lungo tempo, quindi diciamo che potrebbe essere un problema poi per il futuro, perché perdersi anche un passo del proprio bambino, insomma, può creare un po' di amarezza, diciamo così. È verissimo, e sul Grande Fratello noi andiamo un po' in pubblicità, ci ritroviamo qui tra qualche minuto a Gossip Mania, tra poco. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, in streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Ben ritrovati a Gossip Mania, stavamo inciuciando, possiamo dire, come ogni pomeriggio qui su Teleprima, pronti a tenervi compagnia con tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo, ma non solo, ed ora parliamo di un personaggio che a me piace tantissimo, ma anche di social, però non vi voglio svelare niente e vi lancio questo video. La verità è che avrei voluto fare la cantante di pop, di rock, sarebbe stato il mio veramente la grande aspirazione, ma poiché l'aspirazione deve essere accompagnata dalle motivazioni più semplici, che sono quelle di aver voce e intonazione, ho fatto un altro mestiere, mi sono avvicinata comunque agli artisti, sono stata nel campo artistico e questo mi ha molto, 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 molto piaciuto. E da oggi sei su TikTok? E oggi sono su TikTok, TikTok, TikTok. Ah, ciao. But how do you pronounce this word? No, it's not magnet. It's magnet. 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 Now look at this magnet. See, this magnet, one is my favorite. Magnet. Do you collect magnets? Magnet. Cara Elvira, un video fantastico, stiamo ancora ridendo praticamente dalla giornata di ieri, sì, nella quale l'abbiamo visto, ovviamente stiamo parlando della mitica Mara Maionchi.
è unica questa donna, bisogna dirlo. Devo dire la verità, all'inizio ero infastidita dal suo modo di fare, perché era molto irruenta, però poi l'ho rivalutata tantissimo, anche perché ha avuto molto spazio in televisione, quindi abbiamo avuto modo di scoprire che in realtà è una donna particolare, però proprio per questo è adorabile. È vero. Poi anche, insomma, tutte le dinamiche di cui si rende protagonista sicuramente permettono, insomma, di rallegrare la giornata a chiunque, come è successo a noi ieri sera, insomma. Quindi... È verissimo, infatti una donna molto genuina, ma anche di una spiccata professionalità, come ha detto nel video, aveva mire di diventare una grande cantante, invece è sbarcata quasi a 80 anni, perché sta per compiere 80 anni ad aprile, su TikTok, quindi è favolosa, ci voleva solo TikTok. Bisogna dirlo che se li porta benissimo. È vero, è vero. Se li porta benissimo, e anche se un po' sboccata, diciamo così, però... A parte del suo personaggio. Sì, questo è vero. Anche perché l'abbiamo conosciuta così, e chiunque, insomma, se si parla di Mara Maionchi, associa una o più immagini particolari. Devo dire la verità che il fatto, insomma, di rendersi protagonista su una piattaforma come quella di TikTok, che è stata a lungo, insomma, oggetto di critiche, è stata una bella cosa, anche perché ricordiamo che già in passato le donne mature avevano, insomma, deciso di sbarcare su questo social. Il fatto che l'abbia fatto lei sicuramente ci permette di ridere. Però credo che sostanzialmente lo voglia fare anche per raccontare alcuni aspetti della sua vita, che sono ovviamente delle incognite per noi. È vero, anche perché poi l'abbiamo visto anche nei vari reality, talent show ai quali ha partecipato, in veste di giudice ovviamente, ha questa grande irruenza, questo grande carattere, ma anche una grande sensibilità. Ricordo tra i vari cantanti spesso si è commossa fino alle lacrime, quindi è molto sentimentale e si emoziona ovviamente, come giusto che sia, per una persona che fa il suo lavoro e quindi che è veramente all'interno delle dinamiche della musica, che poi la musica è emozione. Sì, la musica è emozione, e devo dire la verità che vedere una donna come Mara Maionchi che si emoziona per un ragazzo che ha di fronte, magari riesce a toccare con qualche parola la sua emotività, è una cosa da ammirare, anche perché si pensa, per la facciata, insomma, che mostra, che sia una donna fredda, distaccata, invece poi si scopre che è una donna meravigliosa. Non so nulla sulla sua vita privata, devo dire la verità, e questa cosa mi infastidisce, perché vorrei indagare un po' di più, però spero che, insomma, sia riuscita a realizzare anche a livello privato alcune tappe fondamentali della vita. Sì, lei ha vissuto questa lunghissima storia d'amore, so, e soprattutto scopritrice di talenti, tra i quali anche Tiziano Ferro, ma sempre attenta anche alle dinamiche del mondo giovanile, anche con lo stesso Tiziano Ferro, quindi veramente una persona dalla spiccata sensibilità, ma ovviamente fa divertire tutti, come abbiamo visto anche nel video, che si sta cimentando in questi duetti su TikTok, quindi si lascia immortalare nelle sue reazioni. Inizialmente lo ha fatto anche ascoltando dei cantanti sui social, e quindi commentava un po' il loro grado di artisticità. Poi invece, l'abbiamo vista poco fa nel video, si è divertita a commentare questa piccola lezione d'inglese. Ed è stata veramente fantastica. È stata meravigliosa, perché effettivamente riesce a trovare uno spunto su qualsiasi argomento, e questo forse è anche indice di una personalità poliedrica, diciamo così. E nulla, insomma, penso che il social sia diventato al giorno d'oggi uno strumento fondamentale, soprattutto in epoca Covid. Abbiamo visto come i social sono riusciti, insomma, anche ad allietare il pomeriggio delle persone. L'importante è utilizzarli, insomma, con criterio. Lei spero che continui a farci divertire, perché ho iniziato a seguirla immediatamente appena ho saputo che era sbarcata su TikTok, di modo tale che, insomma, non mi perdo nulla. È vero, ovviamente non è il caso di Mara Maionchi, ma possiamo dire che i social ormai al giorno d'oggi siano stati un po' un'apripista, proprio non solo per gli adolescenti e per i più giovani, ma anche per le persone un po' più adulte, anche come una vera e propria compagnia. Sì,
è vero, anche perché mi è capitato poi di vedere video di persone anziane o magari di una coppia di anziani che insomma giocavano facendo dei balletti. Che bello! E insomma è anche un modo per poter riunire la famiglia attraverso, non so, challenge, sfide, così come le definiscono, e sicuramente fa divertire, dobbiamo dirlo. Poi ognuno di noi insomma sbarca sui social per motivi diversi, chi per divertimento, chi per lavoro, però l'importante insomma è utilizzarli senza dover far del male a qualcuno, questo è importante. È vero, sempre con cognizione di causa, così come dicevamo anche ieri, anche perché ovviamente il risvolto dei social può essere anche molto molto importante, possiamo dire anche grave. Qui ci introduciamo subito all'ultimo argomento, parliamo della bravissima e della bellissima Vanessa Incontrada, che è diventata testimonial della linea Curvy di Dolce & Gabbana, che ha deciso appunto di ampliare la sua collezione anche per le taglie oltre la 54, quindi veramente una bellissima idea, oltre ovviamente anche fino alla 54, altrimenti si chiude poi una finestra temporale. E quindi la nostra Vanessa è stata protagonista nelle scorse settimane, ma anche in questi giorni, di copertine bellissime, alcune anche senza veli, come vediamo anche dalla nostra grafica, e ringraziamo la regia per il suo contributo. Copertina senza veli, copertine con vestiti bellissimi anche di spalle, sempre molto eleganti, ma purtroppo non sono mancate le critiche anche in questa occasione. Ovviamente, bisogna dire che con questi nuovi ideali di bellezza, insomma, c'è stata un'inversione di marcia, però ci sono degli ideali che purtroppo continuano a rimanere ancorati all'interno della società. Devo dire la verità che Vanessa Incontrada ha rappresentato un simbolo fondamentale, ha trasmesso dei messaggi forti, se ricordi insomma il messaggio sulle donne che ha citato in una nota trasmissione, era proprio nei confronti delle donne, di accettare se stesse con qualche chilo in più, con qualche chilo in meno e con altri difetti fisici. Probabilmente il problema legato a queste critiche sono gli stereotipi, i pregiudizi della società, ovviamente, come è accaduto ieri ad esempio parlando di Selvaggia Lucarelli, però effettivamente bisogna anche pensare che nel caso di Vanessa Incontrada si parla di una donna che insomma è sicura di sé, ha una famiglia, è una donna vissuta. Nel caso in cui invece il target sia una ragazzina o un ragazzino, perché in entrambi i casi può accadere, insomma le conseguenze sono negative. Vero è che Vanessa Incontrada si è molto lamentata, all'inizio c'è stata male per queste critiche e poi ha deciso insomma di allontanarsi dai social per un po', di riscoprire se stessa e poi di ritornare in maniera prepotente attraverso appunto queste immagini di copertine che sicuramente mettono in risalto la sua bellezza, che sono curve simil mediterranee e quindi sicuramente permettono anche a tutte le donne di iniziare a cambiare un po' gli stereotipi e i pregiudizi in cui purtroppo viviamo. È verissimo, infatti facciamo un piccolo passo indietro per spiegarvi, per chi non conoscesse ovviamente la situazione. Vanessa Incontrada effettivamente anni fa è stata vittima di bullismo, ha sofferto tantissimo questa situazione, poiché venendo dal mondo dello spettacolo, patinato e con degli stereotipi molto fissi e rigidi, prendendo qualche chilo si è sentita esclusa da tantissime produzioni. Ha parlato che aveva difficoltà a trovare lavoro, veniva additata, aveva difficoltà nel mondo del cinema, nel mondo della televisione, e lì ha sofferto molto. Dopo questo lungo percorso di ricostruzione, in particolar modo col suo io e con se stessa, ha voluto poi portare proprio questo messaggio anche sui palcoscenici più importanti, ma soprattutto sui social. Infatti anche in questi giorni ha pubblicato dei post e delle foto anche in bianco e nero, quindi sono ancora più particolari, dove magari indossava un pigiama, una sottana, quindi senza troppi orpelli, senza questi vestiti bellissimi delle campagne pubblicitarie sui giornali, proprio per dare dei messaggi chiari e precisi per le persone e per le donne che come lei magari hanno vissuto situazioni similari, o semplicemente per le bellezze ordinarie, esatto. Possiamo dire così.
Questo è vero, anche perché questo passo di Vanessa Incontrada, per quanto insomma impetuoso, è stato preceduto poi anche da altre sfide che sono state lanciate sui social in relazione ad esempio al make-up, di mostrarsi in particolar modo le star senza trucco. Insomma, un passo importante anche perché molte di loro avevano insomma acne e altri problemi, certo. Però l'hanno fatto senza remore, e questo elemento è fondamentale perché ho visto per la prima volta solidarietà femminile, e spero che insomma anche con l'immagine di Vanessa Incontrada questo concetto venga portato avanti, perché molto spesso insomma si parla di solidarietà femminile ma è difficile metterla in pratica, come dicevamo ieri, infatti. Esatto. È vero, anche perché sicuramente non è facilissimo, soprattutto per chi è più giovane, per chi è costantemente sotto i riflettori, come anche le starlette, le attrici, le showgirl televisive che ormai usano i social H24, essere sempre perfette e impeccabili, e lì dove c'è un minimo difetto c'è subito il commento cattivo ovviamente dei social. Social che poi secondo te hanno comunque rafforzato ancor più questa idea che la perfezione deve essere un modello comune da seguire? Basti pensare a tutti i filtri di Instagram, ormai non ci si può fare più una foto ordinaria perché ci vuole il filtro con la pelle perfetta, le ciglia extra lunghe, che poi ovviamente in molti casi creano un effetto disastroso di maschera di carnevale, visto che siamo anche in periodo siamo in tema di carnevale. Quindi magari piccole cose, assolutamente sì, perché ovviamente siamo donne, quindi siamo un po' vanitose, ci sta, però da lì a confondere e modificare completamente i tratti del viso solo per rincorrere un ideale scelto chissà da chi, forse è un po' troppo. Anche perché effettivamente mostrarsi per come si è potrebbe essere anche un sintomo di sicurezza, bisogna dirlo. Il fatto di utilizzare molti filtri a volte capita anche a me, nel senso che ci sono dei giorni in cui non mi sento al top e magari un filtro mi aiuta a sentirmi meglio. Però devo dire la verità, tutto si cela insomma dietro la domanda che ci poniamo ogni giorno. Se noi siamo sicure di noi stesse, alla fine non lo facciamo per gli altri, ma lo dobbiamo fare per noi. Quindi certo, anche il truccarsi, il prendersi cura di sé, con qualche chilo in più, qualche chilo in meno, insomma, non è questo il problema. Però bisogna domandarsi se le persone che utilizzano questi filtri in realtà abbiano poi nascosto qualche aspetto di insicurezza che purtroppo c'è, perché la donna, soprattutto a livello fisico, insomma, non è sempre contenta di se stessa. È vero, anzi quasi mai. Proprio a tal proposito adoro le storie che pubblica spesso Elettra Lamborghini, dove fa riferimento quasi sempre a questa problematica, anzi usa dei filtri che persino la imbruttiscono, quindi i baffi o cose assurde, proprio per dimostrare che in realtà bisognerebbe pensare anche un po' in meno all'effetto e la reazione che suscitiamo nelle persone, ma divertirsi anche sui social. Sì, bisogna dire che lei ha avuto una trasformazione meravigliosa anche dopo il matrimonio. Vero. Sicuramente è dimagrita tantissimo, insomma ha deciso di cancellare alcuni tatuaggi, però insomma è rimasta l'Elettra di sempre. Vero è che insomma nel passato aveva mostrato un lato di sé molto negativo, ovvero legata ai soldi, una figlia di papà, se così vogliamo dire, però devo dire la verità che sapevo che c'era qualcosa dietro questa maschera che indossava, ed è poi venuta fuori. Sicuramente anche il matrimonio con il suo attuale marito ha permesso di mostrare la sua vera natura. E poi bisogna dirlo, insomma, qualsiasi storia fa è divertente, perché parla di qualsiasi argomento, intimo o meno, con divertimento, insomma, non pensa agli stereotipi, ai pregiudizi. Quindi questo, devo dire la verità, è un messaggio molto importante che condivido. Ovviamente lei è una donna meravigliosa, può piacere o non piacere, perché molto spesso insomma viene accusata di essere una ragazza viziata e così via, però è anche molto sensibile, quindi bisogna conoscerle le persone e poi magari cercare di
sparare a zero su di loro. Ecco, non fermatevi mai alla prima impressione, poi magari parleremo anche nei prossimi giorni di Elettra Lamborghini, che sì, c'è un bel po' da gossipare anche su di lei. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento alla giornata di domani, sempre con Gossip Mania. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.